Avete tutti presente Minecraft, no? Vabbè, se seguite questo canale penso di sì. Questo qui è il mio mondo di Minecraft. Che direste se io lo ricreassi su Hytale? Prima di andare su Hytale vi faccio fare un giro per chi non l'ha mai visto. Il mondo di Minecraft è questo. E in questo momento c'è la mia resource pack. Un giorno rilascerò uno, scrivetelo qui sotto nei commenti per piacere. Questa qui è la città, questo qui è lo stile delle case. E adesso andremo su Hytale e ricreeremo tutto questo. Partiamo in un punto preciso, non lo so, questo? Direi che questo secondo me è perfetto. Attiviamo la modalità Hytale. Ok, bello! Siamo su Hytale! Guardate che belle le nuove lanterne. Guardate com'è fatta bene una casa, com'è strutturata. Certo, poi è vuota perché io sono un cafone, non buildo. Sembra veramente, guardando OBS, che io stia registrando un gameplay di Hytale. Che bello! Guarda le torce. Bene. Guarda questo posto quanto cavolo è grande e bello. Proviamo ad entrare in casa. Oddio, guarda qua la porta. È proprio lo stile di Hytale del trailer. Guardate, proviamo a scendere nelle catacombe. Vabbè, catacombe. Oh, guardate che stile. Cioè, se non fosse per questo. Voi rovinate l'atmosfera, via. Guarda che stile che c'è. Guarda i mob. Via, 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 via. Che stile che c'è qui dentro. Se non sbaglio, ci dovrebbe essere anche una casa. Proviamo a vedere da questa parte che c'è tipo la libreria. Bello, cavolo. Guardate qua. Con tutti i libri. Però il pollo di Minecraft mi serve, devo mangiare. Guarda che belli i libri. Cioè, perché c'è della cacca sul mio. Oddio, hanno fatto che i cetrioli di mare sono la cacca. È tipo quella del post di Hytale. Qua. Una cacca. E poi diventa una centrale. Dai, ci sta veramente, dai. Proviamo a vedere questo posto. Non so se l'avete ancora visto, però questo posto lo dovete vedere in un prossimo episodio. Wow, sembra proprio un dungeon di Hytale guardando. Ci sta, secondo me. Risaliamo. Scendo qualche altra texture, perché per esempio quella del pollo manca, quella di queste travi manca. Secondo me si ricrea perfettamente l'ambientazione di Hytale. Cioè, guarda che bello. Mi si è rotta la spada. Facci di arco. Vabbè, però dai, raga. Cioè, non è una casa uscita da Hytale, questa qua. Guarda che bella. Sembra quasi uscita da un trailer, con il fumo. Guarda che bella. Sapete che vi dico? La addobbiamo un pochettino. No, ho preso un'altra spada in ferro perché dà più atmosfera. Guarda qua, ho creato le lanterne e ci ho messo la cosa di mucca, che ci sta veramente tantissimo. Guarda, andiamo in questa casa, tutta in stile Hytale. Apriamo le porte. Secondo me ci sta veramente tantissimo. Guardate il legno. Cioè, questo legno è esattamente quello lì di Hytale. Guarda, guarda l'incudine, i libri. Guarda, qui ho creato la cosa con la torcia. Questa casetta, per quanto piccola e insignificante, cioè questa qui. Guarda, mi fermo. Guardate, non è Hytale. Non è con la lanterna che si vede lì dietro. Infatti adesso ci facciamo un giro con i razzetti. Tecnicamente adesso c'è anche la mia texture di mezzo che rende la terra più accesa, ma tecnicamente ci sarebbe un'altra texture. Aspetta, forse dopo ve la metto, non lo so. Andiamo a vedere adesso. Guarda che bella la casa. Cioè, ci sta. Sì, però adesso basta, basta. Adesso andiamo a vedere l'altra città, quella lì in stile moderno. Guardate questa città. Guarda quel faro. Ci sta tantissimo, secondo me. A parte questo che purtroppo non è cambiato, ma secondo me. Vedi, vedi. Se non sbaglio, c'era una scena di Hytale in cui c'era il protagonista che entrava in una foresta. Ecco, potremmo ricrearla. Sì. Guardate questa foresta quanto. Quanto è in stile Hytale, eh? Non è tantissimo. Guarda il carbone, guardalo. Guarda che bello il carbone in stile Hytale. Ah, però la mia resource pack cambia anche questo. Aspetta un attimo, allora la togliamo. Resource pack tolta. Non è cambiato molto, anzi secondo me più acceso era più bello. Però vedete la nuova cobblestone? Ecco, qui c'è la nuova stone. E adesso ci facciamo anche un giro in miniera, perché è ovvio che ci dobbiamo fare un giro in miniera, secondo me. Ora, uno ringraziate io che sono bravissimo, perché OBS è settato in modo che voi vediate lo stesso. Cioè, guarda questo posto. Guarda che bello. Cioè, ti metti qua, magari crei una texture. Forse ce l'ho anche una texture per il piccone in 3D. Aspettate che la metto. Cioè, guarda qui. Ti metti qua, piccone in 3D. Qua, l'arco tutto in 3D. Questo qui che cos'è? Lapislazzuli? Sì, è lapislazzuli. Guarda, tutto animato in 3D. Guarda la spada, guarda. Questo qui è pollo. Guarda l'arco. Guarda il flint and steel, cavolo. Guardalo. Metti questo, non lo so. Tutto perfettamente in stile. Tanto c'ho l'armatura. Qua, cammini per di qui. A parte lo zombie che è veramente brutto. Per il resto, siamo praticamente su Hytale.
Beh sì, bene, eccoci qua tornati a casa. Oddio, guarda il colore dell'acqua, quanto cavolo è acceso. Bene, sto andando nell'end per vedere se hanno fatto qualche modifica lì. Per il resto, ah, guarda qui. E beh, se questo qui non è stile Hytale, cioè guarda qua. Bene, ok, andiamo a vedere nell'end se c'è qualcosa, se no, mi sa di no. Mi sa di no. Nulla, outro. Che altro dovrei dire? Altra cosa, prima di far uscire quell'ultimo video voglio farvi vedere che sono andato avanti. E adesso lo vedremo anche con le texture di Hytale. Infatti qui ho iniziato a creare altri alberi e altre strutture. Infatti come vedete qui era vuoto, lì devo ancora andare avanti, vabbè. E lì sto lavorando a un altro progetto che oggi però non vi mostrerò. Ho lavorato a tutte le case, ho riempito pieno di alberi morti. Adesso mettiamo la texture di Hytale e vediamo com'è. Texture di Hytale. E arrivo. Troppo non ho la spada, però vabbè, sti cavoli, dai. Secondo me ci sta veramente tanto bene. Oh mio Dio, cos'è sta roba? Ah, è la singola lanterna. Ma lo ricordavo così, è un po' bruttino. Però va bene, dai. Cioè, questo qui è questo mattone che fa bene, che ti ricorda proprio Hytale. Queste sbarre nemmeno tanto. Però cioè, ci sta veramente tanto, secondo me. Guarda sto posto, guarda tutte le foglie. Guarda soprattutto il legno intagliato. Quando è che l'ho intagliato? Ma che senso ha? Boh, non so. Forse è più bello al contrario con la mia texture sopra. Guardate. Beh, non per tirarmela, ma secondo me il mio blocco di terra ci sta veramente tantissimo bene con la texture di Hytale. Comunque facciamoci un giro in cielo. Gli alberi si notano molto di più, hanno una saturazione molto aumentata. Secondo me ci sta. Le case si nota proprio lo stile, mi piacciono. Camminare qui in mezzo e vedere questi alberi morti con la texture dell'albero di Hytale, secondo me ci sta veramente tanto. Poi, allora, girando qui in mezzo e vedendo questo sentiero, sembra tutt'altro gioco. Cioè, un minimo, ovviamente, cioè siamo pur sempre... è pur sempre una texture, capiamoci. Però anche camminare con la torcia di notte, secondo me ci sta, dai, ci sta veramente tanto. Soprattutto è l'albero e questi mattoni e questa pietra che mi attirano molto, che secondo me sono fatti molto bene. Non lo so, proviamo a rimettere la terra di prima. So, sono gusti, anche con la terra così non è affatto male. Anzi, forse si mischia un pochettino di più perché la texture appunto a questa terra di default e non la mia della mia resource pack. Per il resto, tutte le cose che vedete che non cambiare, per esempio la spada e queste cose qua, sono perché... appunto non le va a cambiare la texture stessa. Uno di mob in questa casa. Salve, io vi lascio lì dentro. Forse perché stiamo parlando di una palude, alberi morti e cose del genere. Secondo me ci può stare veramente tanto questa terra. Però mi piace la terra più saturata. Anche perché guarda, cioè guarda questo posto pieno di alberi. Con questa texture di terra secondo me ci sta molto meglio. Ma per esempio in un altro bioma, come per esempio una pianura, la texture della mia terra personale ci sta molto meglio. E ovviamente qui deve essere un colore un pochettino più spenti e quindi sì. Non lo so, dipende anche dalla persona che lo guarda. Anche perché questa terra si confonde molto bene con quella pietra. E però nella mia texture c'è la mia pietra, che non è altro che la pietra default, ma con meno pixel per persone che hanno il PC meno potente. L'ho studiata apposta, insomma, quando la rilascerò vedrete. Detto questo, le caverne mi piacciono abbastanza, perché anche queste singole caverne secondo me ci stanno. Cioè, uno screenshot così non te lo leva nessuno. E boh, niente, volevo mostrarvi questo e... E a quanto pare ci sono alcune cose che non ho fatto vedere. Guardate la sabbia di Hytale, o almeno della Resource Pack. Devo dire che ci sta veramente tanto questa sabbia. Ha senso ci sta perché è molto più scura. E infatti ci sta bene con queste torce, secondo me. Oddio, guarda come si glitcha. Da questa parte invece non avevo fatto vedere che guarda come diventa la cobblestone e la cobblestone muschiata. Perché io qui avevo appunto tutto il molo che va avanti verso la barca. Cioè anche la barca secondo me cambia tantissimo, guarda. Oddio, poi le scale sono in 3D, le ho appena notate. Cos'è? Le scale in 3D sono un tocco di classe. Oddio, con il mini tronchetto di sopra. No, vabbè, ci sta tantissimo allora. La nave con questo legno ci sta tanto. La lana stona un po', ma non è colpa mia. Qui dentro è vuoto. Però anche le porte hanno un minimo di 3D, qua. La maniglia in 3D e ci sta. Sono piccoli particolari, ma che persone come me che hanno... non dico un buon occhio, apprezzano, cioè fidatevi che apprezziamo. Beh, qui dentro per il resto è vuoto. Soprattutto lo stile con cui sono fatte queste foglie, secondo me ci sta tantissimo. Adesso la texture di Hytale sta sopra quella mia, quindi la terra è questa qui. Vedete la terra, la differenza di terra? Non lo so, ripeto, allora, per questa texture pack che, guardate qui, ti ricrea completamente l'atmosfera di Hytale. Ci sta benissimo questa terra. Però non lo so, anche la mia texture, non scherzo. Oddio, guardate la palude. La palude, sì, vabbè. La savana non è affatto brutta, però sto legno è abbastanza strano.
Non lo so. Allora, la savana non mi piace. Mi piace, o meglio, mi piace, ma non quanto mi piace il bioma default. Secondo me, tutto questo accoppiamento di colori tra la cobblestone questa e la terra questa ci sta veramente tantissimo ed è perfetto. Anche queste piccole casette, guarda qua. Guarda il dettaglio. Cioè, eh? Boh, nulla, outro.